Il trofeo delle regioni 2013 per le ragazze è la Lombardia. Premia Sandra Palombardini, azzurra, consigliera generale responsabile del settore squadre nazionali femminili. Sandra, grande giocatrice, premia un'altra grande giocatrice, Francesca Mistò. Thank you.
le fate come che sono giocato mi scatto la paura e senza me la sua che non va mia guarda che mi ha di stare in casa non sei con mamma mia ma la vita è tua e la scuola sei in casa non sei in casa non vuoi la passion man che non è la sua vita mi vuoi la sua e sei house lovers non ti bravo e 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 non ti bravo. We got the hell out of my heart, so I'm sad. So we got $20 in my pocket. Fortissimo anche perché abbiamo appena assistito a una partita meravigliosa. I ragazzi del Piemonte! Signor giocatore Tommaso Baldasso. Quindi siamo qua a dichiarare quanto i tiri liberi hanno generato, sapete che ogni comitato mette a disposizione un euro per ogni tiro libero realizzato. Il totale generato dai tiri liberi nel torneo femminile sono 989, il totale dei tiri liberi del torneo maschile sono 1330. Per un totale di 2.319 euro. Non scappare, un secondo. Thank you.
Allora, chiedo a tutti gli RTT di venire un secondo qui al centro, perché così facciamo l'ultima foto e poi chiamiamo i due vincitori. RTT, qua. Un applauso, perché insomma il lavoro loro è le due migliori, che abbiamo detto all'inizio, e lo ripeto, le due migliori rappresentative italiane per la più importante manifestazione di pallacanestro giovanile italiana. Vince la delegazione vincitrice femminile del territorio del trofeo della regione 2013 è, non lo ricordo più, il Veneto! Giocatrice che è migliorata di più durante questo torneo è Alessandra Bellini.